Lite per gelosia a Caltanissetta, coppia di cinquantenni finisce al pronto soccorso. Quarantenne muore dopo un malore in strada, vana la corsa verso l'ospedale Sant'Elia. Covid, 259 positivi negli ultimi 7 giorni nel Nisseno, tutti in isolamento domiciliare. Picnic ottocentesco a Villa Cordova, massiccia partecipazione di pubblico. Volley Serie B2 femminile, esordio vittorioso dell'Alba Verde Caltanissetta contro la Region Reggio Calabria. Dalla passione alla violenza il passo è stato breve e un uomo e una donna di Caltanissetta, anziché concludere in bellezza la serata di domenica, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Sant'Elia dopo essersele date di santa ragione. Una lite nel corso del loro tête à tête è infatti degenerata in uno scambio di colpi proibiti, probabilmente per un eccesso di gelosia. La donna ha riportato contusioni ed escoriazioni al viso, tumefatto in alcuni punti, mentre l'uomo era ferito in maniera seria al labbro inferiore, che risultava mutilato. Adesso sarà la polizia a ricostruire tutti i passaggi dell'accaduto, da capire se ci saranno conseguenze dal punto di vista penale per i due focosi amanti. Assume i contorni del giallo la morte di un sancataldese di 43 anni che nella serata di sabato era stato trovato privo di sensi in via Trappeti a San Cataldo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza del 118 e la disperata corsa in ospedale. Il 43enne è deceduto durante il tragitto e i medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, all'arrivo dell'ambulanza, hanno solo potuto prendere atto della morte del paziente. Sulla vicenda sta però indagando la squadra mobile. Gli investigatori hanno anche sentito i familiari, viste le circostanze dell'accaduto, e dagli accertamenti sembra emergere che la vittima facesse uso di stupefacenti. Probabile che, come atto dovuto per approfondire le indagini e stabilire con precisione la causa del decesso, venga disposta l'autopsia. Si è svolta sabato pomeriggio, dinanzi la piscina comunale, una manifestazione pacifica organizzata da un cittadino nisseno per cercare di ottenere risposte sulla riapertura della piscina che non pochi disagi sta causando da oltre 3 anni dalla sua chiusura. Una data sembra certa, data dalla ditta che ha vinto la gara d'appalto e confermata dal sindaco Gambino, ossia aprile 2023, dove si ci augura che la piscina possa riaprire e portare i nisseni a non spostarsi per usufruire di un bene collettivo. Oltre all'organizzatore della manifestazione Armando Turturici e ad una cinquantina di persone presenti, vi erano il sindaco Roberto Gambino, il vice sindaco Grazia Giammusso e l'assessore allo sport Fabio Caracausi, dove hanno spiegato le dinamiche del rallentamento dei lavori. Presenti anche i consiglieri Michele Doro e Annalisa Petitto. Sono contento per come è andata, anche se non eravamo tantissimi, eravamo una cinquantina. Però è stato un incontro molto proficuo. C'è stata data una data per la riapertura, cioè aprile 2023, il sindaco ha dato la sua parola. Ho ricevuto tanti messaggi di supporto prima di questa manifestazione, centinaia, però non li ho visti qui. Io penso che sia una questione di mancanza di cultura sulle manifestazioni. È importante che la cominciamo a imparare, perché le marce, le manifestazioni, perché solo così possiamo far capire a chi sta in alto la situazione di degrado e disagio che viviamo, non basta solo scrivere. Quindi vorrei farvi questo appello. I cittadini devono partecipare a quella che è l'attività politica, non potendo partecipare direttamente in consiglio comunale, però è giusto che facciano sentire la propria voce su alcune tematiche che spesso vengono un poco sottovalutate, come in questo caso la piscina, che è da 3 anni e mezzo che siamo ancora in attesa. Questa manifestazione, anche se non partecipate, perché purtroppo Caltanissetta è una città che ama parlare sempre dietro, scrivere sui social, non ne parliamo, però quando c'è da partecipare poi purtroppo è assente. Covid, sono 259 i pazienti positivi al SARS-CoV-2 nella provincia nissena. I dati riguardano l'ultima settimana e sono quelli comunicati dal consueto bollettino dell'ASP. I pazienti al momento, tutti in isolamento domiciliare, sono 105 di Caltanissetta, 62 di Gela, 24 di San Cataldo, 12 di Niscemi, 9 di Mussomeli, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Serra di Falco, 6 di Acquaviva Platani, 4 di Bonpensiere, 4 di Butera, 4 di Riesi, 4 di Sommatino, 3 di Milena, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Resuttano, 2 di Delia, 1 di Montedoro.
Sono invece 9 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 5 i dimessi. I guariti salgono quindi a quota 228. E mentre in Sicilia sono 1.221 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute, sono 34.444 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore, in calo rispetto al dato dei 43.716 registrati il giorno precedente. Stabile quindi sopra quota il 20% il tasso di positività dell'intero paese. Hanno indossato nuovamente i loro costumi storici, riempito i cestini da picnic con tovaglie ricamate, cuscini, ma anche stoviglie, teiere, tazzine di porcellana con decorazioni floreali, dorate e argentate. Si sono immersi per un giorno intero nell'atmosfera del Risorgimento. Anche quest'anno, infatti, la Villa Cordova ha ospitato il picnic ottocentesco. Siamo alla quarta edizione, ma siamo contentissimi di come, diciamo, il programma è andato. Stamattina abbiamo fatto un piccolo corteo, accompagnati da alcune note della banda musicale. Poi abbiamo, diciamo, aperto i cancelli della Villa Filippo Cordova per il picnic vero e proprio. E abbiamo iniziato con un concertino fatto sempre dal corpo bandistico Giuseppe Verdi. Poi abbiamo fatto delle danze del periodo Regency, della Reggenza, e quindi delle danze storiche molto belle. Poi abbiamo pranzato sull'erba, abbiamo trovato l'erba a ottobre nella villa comunale, e quindi abbiamo pranzato, abbiamo steso le tovaglie, abbiamo pranzato, quindi il picnic vero e proprio. E poi abbiamo fatto dei giochi dell'Ottocento, abbiamo fatto i giochi di quel periodo, dei giochi da campo, abbiamo giocato anche a croquet. E poi abbiamo fatto il salotto musicale, quindi con due artisti che ci hanno suonato dei pezzi molto romantici. Ci siamo presi il tè alle 5, puntualissimi, con diciamo suppellettili e tazze vintage del periodo. E abbiamo continuato a danzare con danze vittoriane. È stata una giornata stupenda, devo dire molto romantica, bella, bella, bella. Una rievocazione storica che ha visto il coinvolgimento di partecipanti in costume provenienti non solo da Caltanissetta, ma anche da Catania, Palermo e Siracusa. A distanza di qualche settimana dal ballo del barone Lanzirotti, l'associazione Arte e Tendenza propone alla città dunque un altro evento, abbracciato anche dall'amministrazione comunale. Questo picnic ottocentesco l'abbiamo dedicato al Risorgimento e quindi ogni anno abbiamo sempre un personaggio, e quest'anno è stato dedicato a Giuseppe Mazzini per i suoi 150 anni dalla morte. E quindi questa rievocazione storica, come vedete, non solo è per la città prima di tutto, ma sono venuti tanti turisti stamattina e ancora continuano di pomeriggio. Vedo che c'è tanta gente che sta venendo a vedere queste bellezze, queste curiosità. Stiamo riportando proprio alla luce l'Ottocento, come si viveva, come si stava bene quando si facevano questi picnic, che venivano fatti allora nelle ville nobiliari, naturalmente, che i padroni di casa invitavano gli amici, così per passare una giornata particolare con vari intermezzi tra balli, giochi, danze. Ecco, è quello che stiamo riproponendo alla città di Caltanissetta, che finalmente sta dando proprio lustro a questo picnic. Una sala gremita, quella che domenica scorsa ha partecipato alla presentazione del nuovo libro di Anna Mosca Pilato nella sala conferenze della Banca Sicana in via Crispi, il nuovo romanzo La bambina dai capelli finti della casa editrice Algra, ha come protagonista Erina o Caterina. Un mistero tiene sul filo il lettore che riguarda la vita di questa donna. Innanzitutto diciamo che la linea narrativa non è una sola. Ci sono due linee narrative, o meglio due piani temporali sui quali si sviluppa la vicenda. Il primo riguarda gli anni 50 del Novecento e tutti gli anni 50. E poi la fine degli anni 80, sempre del Novecento ovviamente. E la protagonista però è una sola, dapprima bambina che trascorre la sua infanzia in una piccola provincia siciliana, poi adulta
che ritorna dopo 30 anni sui luoghi della sua infanzia, da cui è dovuta fuggire precipitosamente, non si sa per quale misteriosa ragione. Verrà svelato questo solo negli ultimi capitoli. E si scoprirà leggendo il libro il perché dei capelli finti. In realtà si tratta di un soprannome che viene affibbiato a questa bambina per un determinato motivo, ma che poi la seguirà per tutta la sua infanzia e forse anche per tutta la vita. Il mio romanzo nasce come una storia che si potrebbe definire rientrare nello schema del romanzo di formazione. Tutto ciò che accade a una bambina, le cose che impara spesso a sue spese, però a un certo punto prende un corridoio diverso, una strada diversa, e si avvia a diventare un thriller che via via sarà sempre più pieno di colpi di scena, e la prosa si fa più asciutta, nervosa, e corre verso un finale davvero imprevedibile. La presentazione è stata introdotta dai saluti del presidente della Banca Sicana Giuseppe Di Forti, dal presidente del Lions Club di Caltanissetta Salvatore Pilato e del sindaco Roberto Gambino. Ad introdurre e moderare la presentazione la giornalista Fiorella Falci, e come relatrice è intervenuta la storica Rosanna Zaffuto Rovello. Infine hanno dato vita alle pagine del romanzo con le loro voci grazie a Ogello, Michele Diana e Nadia Leonti. Buon successo di pubblico del quinto trofeo Italia del campionato regionale di kart nel circuito cittadino di Caltanissetta, che ricordiamo ha attraversato le vie Salvo d'Acquisto, dove sono partiti via Aldo Moro, via Palmiro Togliatti, via Don Minzoni. 80 piloti si sono dati battaglia suddivisi per 8 categorie, 125 new entry, 125 tag, 100 amatoriale, 125 over 30, 125 top driver, 125 over 50, 125 interprovinciale e 125 day, dove ogni categoria ha svolto 15 giri. Dopo le classiche verifiche sportive e due prove ufficiali di allenamento, le gare sono entrate in scena con le prove cronometrate e nel pomeriggio sono iniziate le gare, per poi concludersi davanti alle istituzioni cittadine con le premiazioni per i primi tre arrivati di ogni categoria. Un grande successo di pubblico e di partecipazione, sono stati 70 i piloti provenienti da tutta la regione Sicilia e in più da Reggio Calabria, dall'Italia e da Roma, quindi un trofeo nazionale che si sviluppa per la prima volta a Caltanissetta, bel circuito, bel tracciato, sicuramente ci sarà un futuro non indifferente. Oggi qui siamo di casa, è veramente bellissimo il circuito, poi sono venute tantissime persone e siamo qui con il nostro team, S. Russo Motorsport, e vediamo di fare bene, ecco. È stata una gara abbastanza impegnativa, il circuito era un poco sconnesso, però dopo ci siamo adattati e abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Esordio vittorioso nella nuova edizione del campionato di Serie B2 di volley femminile per l'Alba Verde Caltanissetta, che si è imposta 3-0 al Pala Cannizzaro sulla Region Reggio Calabria. Parziale dei set 25-12, 25-12 e 25-15. Un'affermazione netta per Noemi Spena e compagne dinanzi al pubblico amico. Le nissene, guidate da Francesca Scollo, si sono rese protagoniste di una gara esemplare sin dal primo set, conquistando i primi tre punti della stagione. In evidenza Valeria Lamattina, Nicoletta De Luca e Gabriella Milazzo. Martedì l'Alba Verde tornerà in palestra per preparare la non facile trasferta contro l'Alus Mascalucia a Ragalna. I commenti a fine partita di Jennifer D'Antoni, dell'allenatrice nissena Scollo e del tecnico calabro Pellegrino sulla pagina Facebook dell'Alba Verde. Il risultato mio è il risultato della squadra, perché abbiamo lavorato bene in questo mese. È un buon inizio di campionato, ci fa sperare bene per il futuro. È stata una partita giocata, non è stata verso unico. Nel terzo set ci siamo lasciati un po' andare,
Però può succedere, dopo due set combattuti il terzo set ci sta. Però l'importante è rialzarsi. Io vorrei per prima cosa ringraziare il pubblico, perché devo dire che erano veramente numerose le persone. Quindi grazie a tutti per averci sostenuto. Non era facile, nel senso che sempre la prima partita non è facile. Ora diciamo che abbiamo ancora più consapevolezza di quello che siamo, di quello che valiamo, perché quando giochiamo come noi sappiamo abbiamo visto il risultato. Sapevo che venire qua a Caltanissetta era difficile questa partita, conoscevo la squadra, conosco le ragazze, conosco Francesca Scollo, l'allenatrice, quindi sapevo le difficoltà. Però naturalmente affrontare una squadra di prima fascia con un organico molto ridotto, abbiamo avuto diciamo, i nostri problemi, quindi, però molto merito al Caltanissetta, niente da dire. Bocca al lupo a loro. I risultati: Crotone Ericina 3-0, Fidelis Torretta Ardens Comiso 3-0, Valley Zafferana 2-3, Stefanese Planet 3-1, Gioiosa Ionica Alus 3-1, Alba Verde Caltanissetta Region Reggio Calabria 3-0, Cus Catania Saracena 3-1. La classifica: Alba Verde Caltanissetta, Fidelis Torretta, Crotone, Cus Catania, Stefanese e Gioiosa Ionica 3 punti, Zafferana 2, Valley 1, Alus, Planet, Saracena, Ericina, Ardens Comiso, Region Reggio Calabria 0. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Giornata di lunedì con infiltrazioni di aria umida da ovest a investire tutto il Mediterraneo centrale. Sarà possibile qualche precipitazione, specie al centro-sud. Andiamo al dettaglio. Difatti possiamo notare la molta nuvolosità irregolare che affollerà i cieli dell'Italia, con la possibilità, lo notiamo nella prossima grafica, di precipitazioni più probabili al centro-sud, con dei rovesci anche a sfondo temporalesco dal versante tirrenico in marcia verso il medio-basso Adriatico. Qualche goccia di pioggia anche al nord, ma quasi esclusivamente tra Piemonte, Emilia e Liguria. Nel dettaglio possiamo notare il rischio di temporali, specie durante la mattinata e il pomeriggio, al centro-sud dal versante tirrenico verso il medio-basso Adriatico. Nubi irregolari al nord tra schiarite e annuvolamenti di passaggio. Non ci saranno particolari fenomeni se non localizzati piovaschi al nord-ovest. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trevi Meteo sul nostro sito web. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno. Vizzini, Viale Trieste. Servizio notturno. Pantano, Via Don Minzoni,